Ragazzoli, benvenuti in questo nuovo episodio con Aneddoti. Oggi abbiamo un mate particolare per queste partite. Ci vediamo in game e vi spiego tutto. Dai! Perfetto, eccoci qua. Il nostro mate è svedese e si chiama Rukia 7, effettivamente, Look for Team sarebbe. La domanda di oggi ce la fa Manuel Veglio e mi ha chiesto di raccontare della mia carriera pallavolistica. Ho anche molte foto quando ero piccolo della sua pallavolistica, ma non penso che veramente troppo, per esempio il fatto che non ci voglio ricercarle. Però mio padre veniva a vedere tutte quante le prime partite, facevo un sacco di foto. Ho una bella foto di quando avevo 12 anni e battevo un salto flotto spettacolare. Comunque, è iniziata quando avevo 5 anni. Poi un altro mi ha chiesto come è iniziato a giocare a pallavolo, mi ricordo chi era, però posso raccontare per bene. È iniziata quando sono nato, perché mio padre giocava a pallavolo, tutti i miei parenti giocavano a pallavolo, quindi in pratica la famiglia di pallavolisti pazza. Io ho iniziato che avevo tipo 5-6 anni a fare, si chiama il CAS, qua, boh, mini volley, non so come si chiama in generale, penso mini volley, sarebbe la volley dei bambini. Ero bravino, tipo in quinta elementare stavo in un gruppo di quelli che facevano le scuole superiori, ero bravo, vabbè d'altronde un po' ce l'avevo nel sangue, un po' ho sempre giocato pure da piccolino, quindi ci sta che ero più bravo della media. Poi arrivato a 12 anni, purtroppo ancora non crescevo in altezza, quindi sono diventato un libero veramente scarso, sono sincero, non ero per niente forte. Avevo soltanto un buon bagger per un libero e buono, sì, però tipo 1,50 m a 12 anni. Ho dovuto smettere poi perché non c'era più nessuna società vicino a Benevento. Dai 10 ai 12 anni ho fatto dei campionati seri, tra virgolette, cioè i classici under che fai in. Tu che parata? I classici under che fai quando fai qualsiasi sport. Ho anche studiato pure i regionali, non mi ricordo di che categoria, vabbè, però non ero forte, sinceramente, per un cazzo. Neanche ora in realtà, però vabbè, mi spiegherò meglio magari in live queste cose, parlo meglio, però in breve semplicemente dovevo smettere a 12 anni per via del fatto che appunto a Benevento tutte le società sono fallite, la pallavolo maschile è morta completamente a Benevento. Poi ho ricominciato a 16 anni perché mi sono andato ad allenare con la squadra femminile della città, perché mio padre era il presidente, ora vicepresidente, per essere la dirigenza di questa squadra, e quindi visto che serviva una mano a queste atlete andavo io da quando ho 16 anni che lo faccio. Poi ho smesso a 18 perché ho iniziato a streamare e non potevo più farlo per video regolari e ho ripreso quest'anno a 22. Quindi praticamente ho giocato pochi anni seriamente a pallavolo, ovviamente mai. Mo mi alleno per modo di dire perché do una mano alle ragazze che ovviamente stanno femminili a livello un po' più basso, stanno quest'anno in Serie C, l'anno scorso stavano in B2, poi fanno B2C, B2C, però ovviamente il livello non è alto essendo una squadra femminile, però comunque mi diverto perché mi tengo in forma e allenato, però di base non ho mai giocato seriamente a pallavolo. Proprio di base. Quest'estate invece ho fatto un grande torneo di beach volley. Trovate sul mio profilo Instagram alcune foto perché ho vinto anche il primo miglior giocatore del torneo. Bellissimo, bel trofeo. E uno dei post, uno degli ultimi post che ho fatto su Instagram perché è di quest'estate proprio. E la cosa bella è che c'ho anche le storie in evidenza con le partite del torneo. Trovate anche le storie in evidenza della cartella sport. Bellissimo, uno degli ultimi proprio perché è stato un torneo. Il mio primo torneo del beach volley della mia vita. Non ho mai fatto tornei in vita mia. Perché ho sempre pensato di non essere abbastanza all'altezza. Eppure il livello sicuramente era basso. Abbiamo perso in semifinale, ma posso dire immeritatamente perché. Perché eravamo 3 contro 4. Il nostro compagno non è potuto venire e quindi siamo stati 3 contro 4. Abbiamo perso anche 2 a 1 di 7. Quindi praticamente col quarto li ammazzavamo a quelli. Rosicata un pochettino, però mi hanno dato il premio miglior giocatore del torneo, quindi godo. Olè, bel tiro! Perfetto, questa è la storia della mia carriera di pallavolo. Se volete sapere qualche altra cosa, sono a disposizione, mi piace raccontare cose di me in questi bei videozzi. Andiamo a vincere sto game insieme a Rukia. Dai, bim! Posso fare. No, non posso fare niente, devo aspettare Rukia. Madò, ragazzi, ho rischiato un botto se quando sto palla vicino mi aspettavo la toccasse sto coglionazzo. Però posso fare niente, 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 niente. Che schifo, mamma mia. Che cosa ha combinato? Mamma mia. Terrificante questo. Eppure siamo a 2000 mm, non dovrebbero succedere queste cose. Ci facciamo un grande kick-off lento, molto, molto, molto a sinistra. Che schifo, ragazzi. Molto niente, proprio. Vergognosissimo sto kick-off. Vediamo se posso avercela. Fuori, 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 fuori. Aspettiamo il secondo tiro. Ok, la palla rimbalza bene per noi, secondo me. Ok, questo non può anticiparmi. Godo come un porco. Non avendo boost mi conviene entrare in porta. 3-2, eh? Yes, 3-2, let's go. Buono, buono. Ci facciamo un grande, grande kick-off. Molto veloce. Dai, andiamo a vincere. Kick-off a sinistra. Mamma mia, ragazzi. Ho fatto un kick-off osceno, pure questo. La passo per il mate. No, speravo andasse a prendere il boost a 100. Colpa mia, ragazzi. Mamma mia, ho combinato il devasto, ragazzi, in negativo. Colpa mia, sono proprio una pippa di merda, porco due. Mi è stato il boost, è passata male, tutto schifo proprio totale. Pensavo andasse a prendere il boost, quindi devo passarli. Poi l'ho pure missato io, cioè ho fatto veramente lo schifo. Non è gol, mi sa, devo andare a prendere il boost a 100 su in difesa. Ho fatto un brutto movimento completamente. Pericolo, Antonio Masci, me la passi? Dai, flicca, 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 flicca. Godo come un porco. Perfetto, vai Rubi, tirati.
Ok, mi tocca anticipare, fake. Che dici, Sada? Me la regali? Let's go! Bella questa laggata, mi è piaciuta l'allentatore? Mamma che spettacolo, ragazzi. Trapassare il pallone, però vabbè, ci stava bampato il Gocciò, come ha detto, dopo 10 anni. 100 di boost ce l'ho. No, 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 no. Devo solamente fare un tocco avanti, questo non se l'aspetterà mai. E infatti, mi ha pure anticipato, altro che... Devo bampare. Fuori uno, ragazzi, siamo 1v2 per il momento. Ti prego, Luca, ti prego. Regalatissima. Ora 100 di boost. Ce l'ho. Ce l'ho, fake. Bam, bampo. Posso bampare lui? No, via. Ok. Berunchia, perfetto. È stato scoppiato. Non credo che Tangmash abbia una bella occasione. Io posso soltanto per jumpare, perché anche se mi salta c'è un mese dietro. A posto, facile, c'è un mese dietro, tranquilli. Non l'ha presa, vado lo stesso io, ovviamente lo sapevo, godo. Bravo, Rukia, vai, va. Non mi è piaciuto questo tiro. Ok, anticipo a cazzo di cane, me lo sento. Sto troppo forte. Non so se si stanno flammando o stanno flammando meno, onestamente. In qualsiasi caso, godo, grande Rukia che ha bampato, da fastidio. Easy, proprio, 1000 punti. Seguiamo al kickoff. Dai. Bello, devo andare a fare un bel sino, se lo faccio sono un dio. Ok, le felpine in mezzo per il mate. Niente, non l'ho presa bene purtroppo. Andiamo a prendere il boost, niente. Mi hanno completamente starvato. Se metti per te palle e mi lascia da solo, è finita, raga. Questi qui hanno un bel contropiede. Sicuramente non sono messo bene. Ok, sono da solo. Devo parare a 0 secondi. Parata easy. Questo verrà sicuramente a pushare. Lo salto. Beam. Ok, primo game è andato bene. Sarebbe stato il quarto colpo per me. Sono troppo forte. Ci vediamo direttamente con il prossimo game. Speriamo un'altra bella partita. Mi piace giocare con Rukia. Bravo, 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 bravo. Perfetto, ci siamo. Peluche è forte, la mitra dei miei amici, ve l'ho detto, raga. Questa è una cazzo di bella partita. Minchia, ma c'ho il piatto qua in vista, che ho mangiato la bistecca poco fa. Vabbè, ottimo, ragazzi. Mo' ci ho fatto caso, mica si vede assai. Ah, no, non si vede che c'è il piatto. Vabbè, c'ho il piatto con la bistecca appena finito. Spettacolo. Sto registrando questo video dopo la stream. Oggi è 15 novembre e sono le 2 e un quarto di notte. Ci facciamo un grande kickoffino, molto lento, a sinistra. Perfetto. Posso bumpare? No, via. Andiamo back. Allora, vediamo se il signore che me la fa arrivare sta palla. Fammela arrivare, per favore. Non me la fa arrivare, devo bumpa lui. Ok, sinceramente, ragazzi, io fretta non ne ho, devo solo aspettare Rukia. Ok, liscio, lo sai che in realtà non mi è dispiaciuto perché mi ha permesso di fare una bella azioncina. Sì, bella azioncina di merda. L'ha pure presa, su me non ha fatto bene a prenderla. Ma per niente proprio. Era molto meglio se la lasciasse. Se la... T'ho detto, la doveva lasciare al suo compagno. Quella là non ci stava per niente da pushare. Contentissimo che l'abbia fatto. Che grande. Grande mate che ha sfruttato bene uno contro uno. E Peluche in difesa, posso dire, un tantino scandaloso. Un tantino, un po' vergognoso. Ma non devo occuparmi, non devo occupare. Seguiamo. Bravo, Rukia. Ula, mamma, andiamo a prendere il boost a 100 back subito. Via, 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 via. Bravo, Rukia. Ce l'ho. Questo taglietto però. Questo taglietto, un culo a tua madre. Questa qui me la faccio easy. Ok, raga, se questo mi pusha sono fottuto. Vediamo se mi pusha qualcuno. Eccolo, sta arrivando il pazzo. Il primo l'ho saltato. Il secondo gli facciamo un bel air bump. Dai, e bumpiamo. No, stava troppo sotto. Non like, non ho boost. Vado subito back. Dov'hai? Via. Peluche, passami sta palla. Ce l'ho io, non so andare. Va bene, back, tanto è facile, facile, facile. Non è che liscio, ma che sta combinando, ragazzi, questo? Fake. Mi prendo il boost a centro, non posso. Aspettiamo back, ancora 100 boosti qua. La palla mi arriva preciso. No, grande mate. No, proprio roba e mezza. Non so, proprio, faccio vedere che siamo gentili. In realtà io sto bestemmiando tutto appresso, mentalmente. Allora, il kickoff lo faccio velocissimo a destra. Andiamo a prendere il boost. Ho registrato subito dopo la stream perché sono salito di 70 mm in questa streaming. Quindi prendo, sono altissimo adesso. Let's go. 4-0, anche se da questa lobby non sembra. Però vedrò bene questo mate, dai, dai, dai. 3 minuti e 30 al termine del game, già siamo 4-0. Noi facciamo il 5-0 col fake bump e quittano, guarda. Pam! Ti prego, bumpalo che quittano. Ti prego! No! Che ha parato Peluche, porco due. Era difficilissimo parare in questo modo, sappiatelo. Lui non c'ha molto boost rispetto a me, quindi vado io. Vedo completamente, dovevo lasciarla. Ok, centro di boost, dai. Bravo Rukia. No, 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 calmiamoci. Perfetto. Grande Rukia, ha fatto un masti. Bravissimo. La prendo giusto per sicurezza, anche se in realtà forse sarebbe entrato lo stesso. Chiamo GG Salmit perché non sa che me la scapolo. Good night, tesoro. Good night. Tranno mi abbandonano. Yeah. GG. Bella partita comunque. Abbiamo giocato bene, mi metto. Not yet. Not yet, c'ha ragione. Seguiamo. Bravo Rukia. Bam!
La palla ce l'ho. Devo fare un piccolo preflippino e bampo a lui. Niente, via. Dov'è il mid? È impazzito. Ma di là che cazzo stanno facendo? Ma bravi, stanno divertendo loro. Anticipiamo, ce l'ho. Raga, me la rischio la giocata, me la rischio. Se lo faccio sono un dio. Anche se non c'ho il reset, quindi è difficile. Fake sotto, che non c'è boost. Facciamoci un piccolo fake. Madò, ragazzi, avessi segnato proprio quel controllo, porco Giuda. Mamma mia. Fake, andiamo back. 100 di boost. Ok. Fake. Questo me la anticipa sicuro. Tanto l'ha mista questa, vado io. E l'altro è andato, puttana tua madre. Goal. Ok. Non l'ho manco bumpato, fanculo. Grande mate, bel tocco. Peluche non può fare niente da questa posizione. Lo lascio andare, tanto non è pericoloso. Ok, ora è pericoloso. Fuori. Godo. Ah. L'alziamo. Se gol mi incazzo, eh. No. Bravo, Luca. Ok, non so perché cosa stanno creando questi 100 di boost. Peluche me la passa? Sì. Cappo. Anzi, sai che c'è? Io attendo il suo reset, non tomo resetta, resetta palese. L'ha sbagliato il reset, perfetto. Liscio dovrebbe essere una buona occasione per l'avversario, vediamo se lo posso anticipare. Peccato, la direzione l'avevo presa, l'altezza no. Non è neanche dove tirare così basso sto pippone. 5-1, ci facciamo un grande kick-off. Molto lento la passo dietro al Nate. E che palle. Oh raga, questi ci rimontano, porco 2. Ottimo la basta, così rimbalza bene. Prefilippino, resetto per il mate. Ho sbagliato tutto, colpa mia. L'alziamo e aspettiamo che questo venga a pushare. Dai, è facile. Peluche, vieni. Bam! Posso fare un cazzo. Meno male che l'ho toccato, dai, via back. Ce l'ho. Pim! Bel tocco questo. Allora, il boost non ce l'abbiamo bene. No, qua tu sei pazzo, sei completamente folle. Bravo, Rukia. Ok, faccio un bel anticipo ora. Giustamente. Non ho boost. Vengo a due, colpa mia. Cioè, sta partita sta... letteralmente stiamo allungando il brodo per niente. Seguiamo. Poteva finire tranquillamente 3 minuti fa sta partita. Non deciso di... vediamo se sono il 5-3 e ci rimontano. Don't joke. Ok. Non ho boost. Qua ho fatto una stronzata. Potrebbe essere il 5-3, ragazzi. Potrebbe essere il 5-3. Mo' siamo soltanto di quello avanti e mancano 24 secondi, ragazzi. Mi sono iniziato a cacare sotto. Allora, qui il kickoff lo devo fare veloce. Subito a destra. Buono. Fidatevi, andrà bene. L'avversario non può fare un cazzo. Lui ha il boost, quindi può fare un bel tiro. Peccato non l'ha fatto. Andiamo a prendere il boost da 100. La passo dietro, tanto aspetto soltanto e perdo un po' di tempo. Io pure se pusha non può fare nulla. Esatto, ci siamo noi. Non può fare nulla, tranquilli. Pinch, ho cercato. A boss spazzata, easy. Buono ragazzi, facciamoci il 6-3 e via. Tripletta, 4 gol per il boss. Anche questa partita 4 gollettini. Ci vediamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto. Un bacione e forza bene, ti voglio bene. Bene, come sempre fatemi notare nei commenti che mi piace raccontarvi aneddoti. Vi voglio bene, raga. Mua. Fine, era 1,70, quindi neanche basta, onestamente. Olè. Guarda questo Masti fake. Masti! Il King! Facile, eh.